Torneo del Granducato, risultati e partite. Buonasera a tutti e benvenuti a chi ci segue da casa. I preparativi sono stati ultimati e l'atmosfera qui allo stadio è elettrica. Gli esperti prevedono pioggia, ma a giudicare dall'affluenza di pubblico sembrerebbe il contrario. Gli spalti infatti sono a completo. I tifosi non si sono fatti intimorire dalle previsioni e ho la sensazione che vivranno una serata di grandi emozioni, di quelle che solo le manifestazioni più importanti sanno trasmettere. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. Difesa 4, due punte là davanti, incaricati di mettersi l'attacco sulle spalle. Fabio, sappiamo che il 4-4-2 è un modulo che predilige il gioco sulle fasce laterali, ma non va sottovalutata l'importanza delle due punte. Di solito si cerca di schierare due attaccanti complementari, uno più fisico, in grado di garantire la profondità e la presenza all'interno dell'area di rigore, e l'altro più di movimento, che arretra un po' per fare da collegamento col centrocampo. Il pressing e la difesa alta dei compagni faranno il resto. E si comincia. Marsura. E trova bene il compagno. Se ne va. Può tentare la conclusione. Palla che è uscita di un soffio sulla destra. Un tiro tecnicamente ben eseguito. È stato solo sfortunato a non trovare la porta. Bella apertura. Ci prova. Non è stato un gran tiro, da lì poteva fare decisamente meglio. Chissà cosa gli passa ora per la testa, errori come questi lasciano sempre il segno. Conclusione! Il portiere si oppone. Ottima la parata del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Pulgar. Avanti, chance per tirare. Conclusione sul fondo. La difesa sembrava imbambolata. Non sono riusciti a contrastarlo per niente. Prova la toglie dalla porta. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Cosa pensi di questo primo tempo, Luca? Stanno giocando abbastanza bene. Finora ho visto bei movimenti e un buon possesso palla. È mancato forse un po' di cinismo nello sfruttare le numerose occasioni avute finora. Qualche aggiustamento dovrebbe bastare a risolvere il problema. Io credo che sapranno cambiare la situazione nella seconda metà della gara. Non può sbagliare. Oh, Terracciano si supera. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Non vogliono farsi superare con tiro di Prignola. Più palloni metti in mezzo, più chance hai di segnare. Basta un mezzo pallone giocabile per arrivare. Ci prova. Ha sprecato malamente, un passaggio davvero illuminato. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Marsura. Cerca Terracciano, si supera. Grande movimento nello spazio. Sembra che si trovino davanti a un muro.
passare di colpisce. E c'è! È dentro! Finalmente entrata! Finalmente! Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro, uno scontro combattutissimo, ma alla fine l'ago della bilancia è l'unico gol segnato. Un finale in cui è successo di tutto e sono stati proprio gli ultimi minuti a determinare la vittoria. Hanno trovato le risorse per vincere quando la gara sembrava avviata ormai al pareggio. Bisogna dare atto al loro coraggio, adesso possono festeggiare. Siamo ai titoli di coda. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Sono io che ringrazio te, Fabio. Risultati delle partite.